Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. La prima domanda probabilmente la più semplice o la più complessa, poi sei tu a decidere se sarà semplice o complessa. Chi è Gloria? Gloria sono io, una ragazza, una curiosa della vita, del mondo, degli altri, che in qualche modo ha la musica nel cuore da quando è bambina, anche un po' senza quasi accorgersene, e niente, che in qualche modo ha scelto un modo per comunicare che è un linguaggio non esattamente verbale, ma che è attraverso i suoni, più o meno. E perché il pianoforte? Come tanti, ci sono tanti strumenti, la musica, la possibilità di tanti strumenti, oltre che al mezzo di comunicazione primario che è iniziato col tamburo, però perché il pianoforte? Il pianoforte è abbastanza un caso, per quanto sia uno strumento meraviglioso e che poi io negli anni ho imparato veramente ad amare e che in qualche modo contiene tutti gli altri strumenti, tutta l'orchestra, tutti i timbri. Però ho cominciato da così piccola che non mi ricordo neanche di aver cominciato a suonare e c'è sempre stato un pianoforte con me. Poi ero veramente piccola di 4 anni, quindi anche se io avrei preferito il violino e ho come strumento preferito da sempre la tromba, ero veramente troppo piccola per suonare sicuramente la tromba e il violino, non avendo nessuno in casa che avrebbe potuto aiutarmi con l'intonazione, con questa posizione molto scomoda, così. La mia insegnante, che è stata la mia prima insegnante di pianoforte, ha proprio consigliato a me, a mia madre, a mio padre, insomma, di iniziare con questo strumento apparentemente più facile, nel senso che i tasti si vedono e ci sono, e quindi è così apparentemente più facile trovare le note, ma non è vero. Però così un bambino si siede e schiaccia questi bottoni e esce qualcosa. E quindi è cominciato tutto così e poi è rimasto il mio strumento principale. Il pianoforte poi in realtà ha un'anima, può essere rock, può essere classica, melodica. Le dimostrazioni sono i Guns che lo utilizzano nel rock, Jerry Lee Lewis l'ha utilizzato nel rock, ma da Levi a Dario Faini che fa in elettronica, quindi in realtà il pianoforte ha tante anime. Sì, il pianoforte intanto bisogna ricordare che è uno strumento a percussione, cosa che nessuno si apparentemente non ci si pensa. È uno strumento totalmente a percussione perché il suono non ha niente a che vedere con i tasti che tutti vediamo, ma è prodotto da dei martelli che tecnicamente proprio percuotono delle corde. E quindi è bello pensare che questo suono anche così bello, così dolce, così morbido, in realtà è sempre prodotto da una percussione di un martello su una corda. Però è bello ricordarsi anche che è fatto di corde che vibrano molto lunghe e che sono in qualche modo il prolungamento di un braccio, di un pensiero, di un suono, di un gesto e del corpo di chi lo suona. Quindi è uno strumento veramente completo e anche molto complesso per come è strutturato e per tutto quello che ha all'interno, una meccanica
difficilissima, e così che è tutto ingabbiato dentro questo mobile di cui non, apparentemente non vediamo nulla, ma nascosto c'è un'ingegneria di leve e insomma di meccanismi incredibili che lo fanno suonare in quel modo. Adesso parliamo dell'ultimo lavoro, cioè un ultimo disco che si dice sempre l'ultima fatica. Come nasce questo disco? No, il titolo penso che sia dovuto al numero delle tracce. Beh sì, il titolo è, sì, vero, è un numero, speriamo, fortunato. Sì, è dedicato a Chopin e a questo grande capolavoro che sono i suoi 24 preludi, quindi tutti i preludi per tutte le tonalità, tutte le tonalità maggiori e tutte le tonalità minori, che è la sua opera numero 28. Beh, era un po' un mio sogno, insomma, suggellare, fotografare questa musica in un'istantanea e anche fotografare il tempo che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto, e quindi trasformare il silenzio creativo, no, quel silenzio in realtà imposto dal mondo, dalla pandemia, dal lockdown, da tutto quello che c'è. È successo in un silenzio appunto più creativo e musicale, quindi mi sono cimentata nella registrazione di questo album. Tra i vari dischi che hai fatto, però, c'è un brano prodotto da te, inciso e scritto proprio da te, che è anche bello. Sì, beh, forse stai parlando del disco di Benevolence, può essere? Sì, perché quello è stato un bellissimo esperimento, diciamo, di fusion. Abbiamo fondato una specie di gruppo di musica elettronica Opus 3000, perché con questi due musicisti, polistrumentisti, compositori, bravissimi ragazzi con cui ho fondato questo gruppo, avevamo vinto poi il premio della SIAE delle opere prime e con questo premio abbiamo registrato un album di cui tutti siamo un po' autori, quindi anch'io ho diciamo, scritto la mia parte e poi l'abbiamo registrato tutti insieme, suonandolo tutti insieme. Ha anche un bel titolo perché insomma fa pensare alla benevolenza, al bene. Abbiamo visto tanti premi, tanti riconoscimenti. Intanto, prima cosa, ti è mai nata la tentazione di salire? Quando tu stai salendo sul palco, stai per partire, qualche artista, qualche musicista, tuo collega, mi ha detto, ho avuto la sensazione di dire, ma chi me lo fa fare salire sul palco? Poi però, mettendo il piede sul palco, iniziando a suonare, vedendo la gente davanti, ha capito perché lo faceva. Anche tu ti è nata questa sensazione? Questa è veramente è una bella domanda perché chi mi conosce o chi ha occasione di stare con me backstage, che ovviamente sono pochissime persone, e che chi sta proprio con me negli ultimi secondi prima di andare sul palco, sicuramente sa e ha visto un sacco di situazioni in cui io veramente scongiuro, impreco, ne dico di tutti i colori, mi arrabbio e dico sempre che sarà l'ultimo concerto, insomma, comunque non sono così felice lì per lì, perché sento che sarà difficilissimo, perché sono stanca, eccetera, eccetera, e poi esattamente così. Poi a un certo punto arriva una gioia immensa, si sente si sente il suono proprio del silenzio del palco vuoto. Che risuona quasi, vibrante, ti chiama ad andare e sai che tu hai una missione molto importante che è collegarti così con un ponte, con una luce, con una luminosità verso il pubblico che è lì ad aspettarti, ma che in qualche modo rigenera energia e te ne dà indietro allo stesso tempo, quindi è uno scambio bellissimo e questa è la forza e l'intensità che la musica e la performance proprio dal vivo regala a chi suona e a chi l'ascolta. Però certo, le imprecazioni sono tante prima di suonare, sempre. Ti avremmo chiesto adesso quali emozioni provi nel sentire il silenzio, nel caso tuo, il silenzio del pubblico, però sentire il respiro e comunque vada a vedere facce che
cercano in te quelle emozioni che probabilmente neanche loro sanno, però le stanno vivendo insieme a te. E poi in realtà invece quasi una parte già mi ha risposto, penso. Sì, è incredibile quello che si crea perché c'è un misto tra sorpresa, aspettativa, incanto, desiderio anche di comunicare e attesa. Quindi tutto questo crea appunto questa energia che circola e che in un cerchio continuo è fatta di scambi e quindi è un silenzio pieno, ricco, non solo di musica, ma anche proprio di intenzione, di intensità, di un messaggio da passare. Mettendoti sul piano, stai lì, stai per partire. In realtà, in quel momento non sai come partire, ma c'è quella prima nota che ti viene spontanea da fare. Quale faresti? Beh, sai, nel mio caso io non improvviso, quindi so quello che devo suonare. La prima nota è la prima del primo pezzo che devo suonare, quindi in un certo senso sono fortunata perché non devo stare a pensare quale nota voglio suonare. Dall'altro lato sono in qualche modo forzata a suonare quello che è scritto nel programma e quindi questa forzatura a volte, come dire, a volte è un po' difficile da accettare, però ti dà la possibilità di essere guidato in una maniera certa e sicura dentro il viaggio che poi vuoi fare e andrai a fare, perché anche se l'interprete, diciamo, suona musica di altri, poi è proprio la parola interprete, cioè interpretare è la sua voce, il suo modo di vedere quella musica, il suo modo di intendere e far passare il messaggio che il compositore voleva comunicare. Alla fine, se non ci fosse qualcuno che suona questa musica, non potrebbe mai risuonare, perché ormai sono passati centinaia di anni. Sì. È un compito importante quello del tramandarla, trovo. Se potessi, dandoti un pulsante magico per poterti far suonare su un palco a tua scelta anche nel tempo, ti piacerebbe salire su questo palco con qualcuno accanto, con vicino, per poter suonare? Quale palco sceglieresti? Lo so, quale palco non lo so, però certo è così bello a volte quando suoni con qualcuno, suoni la musica di qualcuno, incontrarlo, questo compositore. Io suono molto spesso che primo assoluto, comunque mi dedico alla musica contemporanea e conosco proprio chi la scrive. Gli parlo, ci vado a cena, gli telefono e questa è una bellissima sensazione perché ti senti un tutt'uno con quello che stai suonando e se hai qualunque dubbio lo puoi chiedere al compositore. Quindi semmai mi piacerebbe, appunto schiacciando un pulsante magico, mi piacerebbe a volte poter chiedere, per esempio a Chopin, insomma, che cosa davvero lui voleva e se gli piace come lo faccio, mi piacerebbe, sì. E finalmente si torna sul palco, si suona. Quale sensazioni ti dà adesso, dopo tanto tempo ferma, stare sul palco e finalmente avere, anche se contati, le persone di fronte? Beh, bellissimo, bellissimo, è stata una grande sofferenza, è stato molto difficile. I primi concerti è stata veramente dura perché anche se come dicono è come andare in bicicletta non è veramente così perché ci si arrugginisce proprio nell'arte performativa e quindi nei primi concerti ero veramente emozionatissima, non sapevo, veramente ci ho messo un po' nel senso che ci sono voluti due o tre concerti, due o tre palchi per sentirmi di nuovo in piena consapevolezza di me, delle mie capacità, però adesso
Sono molto fortunata perché quest'estate è stata veramente ricca di concerti quasi tutti i giorni e di bellissime serate, bellissime collaborazioni, quindi questo è una meraviglia. E il pubblico, anche se contato, davvero è importantissimo perché la musica vive nel momento in cui viene suonata, per chi la suona e per chi l'ascolta, quindi deve veramente essere dal vivo e deve essere nello stesso luogo. Quindi, insomma, quando si è tutti insieme lì, allora avviene la magia. E quindi è importante, certo, è fantastico che ci sia finalmente il pubblico e non ci siano le sale vuote, ovviamente. La collaborazione più emozionante che hai avuto? La più emozionante. Ah, questa è una domanda difficile perché sono tantissime. Non saprei davvero, perché non, sono stata così privilegiata nella vita di suonare accanto a artisti incredibili che mi hanno insegnato tanto, e magari non per forza musicisti, quindi artisti di varie arti, di filosofia, di poesia, di teatro, di altre musiche, di altre generi musicali, quindi è sempre un'emozione davvero per me. Cosa ti chiedono i fan che stanno sotto a fine concerto, che ti incontrano? È la domanda che ti ripetono frequentemente. Qual è? Ma dipende, a volte mi chiedono come fai a suonare così veloce, come fai a ricordare tutto, così. Quando hai cominciato, quante ore al giorno studi, più o meno queste sono le domande, sì. Come mi sento, come faccio a essere così coinvolta, perché certo quando suono si vede che sono molto nella musica e sembro proprio in trance, quindi la gente se ne accorge, a volte me lo chiede, mi chiede se mi è successo qualcosa, se succede, capita. E diciamo che ogni volta suonare un brano, anche se è ripetuto in modo perfetto, ha una sua vita. Quindi ogni concerto, probabilmente una canzone, un brano, una musica ha sempre vita diversa, cioè anche se è uguale, in realtà quella sera è diversa perché ha dato sensazioni diverse a chi sta di fronte. Certo, è sempre diverso, è incredibile, è persino diverso, cioè non solo è diverso quando cambi proprio palco, pianoforte, acustica, pubblico, cioè quindi in quel caso lì è proprio risuona diversamente, ma è proprio diverso a volte anche dalla prova, o dal cosiddetto soundcheck, o da quello che pochi minuti prima che hai proprio fatto sullo stesso palcoscenico, con le stesse distanze, con la stessa tipologia di acustica, così, alla performance vera e propria, quindi è proprio molto diverso anche lo stesso brano suonato a pochi istanti o minuti di distanza. E questa è la magia, non, è incredibile, è proprio tuffarsi in un'acqua che è sempre diversa per quanto tu stia facendo lo stesso tuffo. Bene, l'ultima cosa, e poi ci facciamo i saluti. La domanda più banale sicuramente che ti hanno fatto spesso. Che cos'è la musica? Sì, Sì, per te. me l'hanno fatta. Ma la musica è un'intensità, è vibrazione, sicuramente è un'emozione, è vita, perché vibra ed è un gesto pazzesco, perché in questo vibrare ci fa sentire vivi. E in realtà è come se fosse una vibrazione creativa, una spinta di creazione che ha dentro il seme dell'amore, sicuramente, che è creazione pura, proprio in senso divino, in senso cosmico, spirituale. Quindi, in un certo senso, può essere proprio anche amore, direi, non quello dell'affetto, non quello amoroso, intendo dire proprio nel livello più alto di questa parola. Benissimo, allora, sperando di poterti vedere nelle Marche, noi ti salutiamo, ci fai saluti? Sarò
Ovviamente nelle Marche inauguro il festival di Ascoli Piceno Festival il 5 settembre, quindi ci sarò molto presto. Marche per Ascoli Piceno Festival e anche il 17 ottobre al Teatro di Jesi, mi sembra, ma comunque la più vicina è il 5 settembre, proprio qui i 24 Preludi di Chopin. Allora ci vedremo ad Ascoli, visto che la nostra redazione è proprio di Ascoli, noi siamo di Ascoli, quindi ci farà piacere incontrarti e vederti suonare dal vivo, che sarà sicuramente bello e emozionante. Allora, grazie, arrivederci. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.